Nel 2015 Palazzo Blu ha dedicato una suggestiva mostra ad Amedeo Modigliani e al suo soggiorno parigino. Le opere esposte hanno ricreato la fervida atmosfera culturale della Parigi di inizio Novecento, in cui maturarono e si incrociarono le vite e le carriere di artisti provenienti da tutto il mondo. Raccontando l'evoluzione intrapresa da Modigliani, conosciamo anche gli artisti con cui condivide la sua parabola artistica: Costantin Brancusi, Pablo Picasso e la Scuola di Parigi. Artista solitario, durante la sua breve vita, Amedeo Modigliani ha intrapreso una ricerca appassionata e rigorosa, spesso messa in secondo piano rispetto alla fama del personaggio, l'artista maledetto e autodistruttivo. Tutta la sua arte è stata invece una lucida riflessione sull'uomo. E da qui un'indagine ostinata, appassionata, sulla figura umana. Lui, mai interessato da altra tematica che non fosse il ritratto, si affanna a cercare una risposta all'enigma che è la nostra esistenza. L'uomo è un mondo che alle volte vale mondi interi, scrive Modigliani in una lettera del 1919. Tutta la sua opera è questo, il tentativo appassionato non di porre l'uomo al centro dell'universo, ma di considerare l'uomo un universo.